come ho imparato l'inglese in 6 mesi. L'inglese è stato uno dei miei peggiori incubi sin dalle elementari, insieme alla matematica. Ma per quella ancora ad oggi penso non ci siano proprio più speranze. Mentre per l'inglese, la lingua più parlata al mondo, per fortuna c'è stata quella luce bianca che mi ha detto: Liliana, ce la puoi fare. E in effetti sì, è andata così. Sono riuscita ad imparare l'inglese in pochi mesi, cosa che non sono mai riuscita a fare in tanti anni di scuola. Ovviamente lo so in maniera basilare, ma almeno quando viaggio in paesi stranieri riesco a capire e a farmi capire, soprattutto per le cose principali, ed è questo l'importante. Infatti voglio concludere l'introduzione al video di oggi dicendoti che se sei qua perché anche a te piacerebbe davvero imparare a parlare questa lingua, puoi farcela, in primis solo se vuoi davvero. Infatti sono diversi i motivi per i quali le persone ambiscono ad imparare questa lingua, tra cui voler viaggiare, appunto, senza l'ansia di dire oddio ma non so l'inglese, poter avere opportunità importanti nella vita. Vuoi o non vuoi, l'Italia sta diventando un paese povero di incentivi per i giovani che piano piano se ne vanno all'estero in cerca di un futuro e, perché no, una carriera migliore. Per cui in questo caso l'inglese è fondamentale, o semplicemente per necessità. Sei in condizioni che devi per forza rapportarti con persone che parlano inglese e quindi non puoi non saperlo. L'unica cosa importantissima è che non devi né scoraggiarti né ambire a saperlo parlare bene in poco tempo. Questo è un errore che fanno in molti. L'inglese non è la nostra lingua madre, per cui è normale magari esprimersi con verbi sbagliati o formulare frasi comprensibili ma scorrette. Per esempio, se io ti dicessi: ieri sera andata io a mangiare pizza. Diciamo che è terribile, ma hai capito cosa volevo intendere. Sicuramente è importante correggersi, ma non è la fine del mondo. Detto ciò, ad oggi ti svelo i metodi che mi hanno portata a imparare l'inglese. Questo non è un metodo, ma è una cosa ancora più importante del come. Infatti è il perché. Come ti ho accennato prima, è importantissimo essere motivati. Qui non siamo a scuola, che siamo in un certo senso obbligati, se no veniamo bocciati o rimandati. Qui siamo noi con la nostra volontà a voler sapere a tutti i costi l'inglese. Quindi, numero uno, se non c'è la motivazione non si va da nessuna parte. Pensa sempre al perché lo stai facendo. Qui infatti ci colleghiamo al punto 2. Io mi ostinavo a non voler sapere nulla dell'inglese fino a quando non mi sono trovata in situazioni di grande disagio, perché non lo capivo e attorno a me c'era gente che parlava solo inglese. Infatti ti racconto un pezzo brevissimo della mia lunga storia per farti capire. Un paio di anni fa io e il mio fidanzato abbiamo deciso di iniziare a viaggiare per il mondo e, come ben puoi immaginare, nonostante fossi tranquilla perché lui lo sapeva molto bene, io mi sentivo comunque a disagio. Perciò da lì è iniziato tutto. Da lì sono dovuta uscire dalla mia zona di comfort. Ho iniziato a chiedere a Michael, il mio fidanzato, il significato di certe parole quando parlava con qualcuno. Mi sforzavo di ripeterle a mente. Questo è un ipotetico metodo per iniziare a imparare e ad approcciarti a nuovi vocaboli. Se hai qualcuno vicino che lo sa parlare, nel tempo libero potresti provare a farti aiutare. Questi sono altri metodi molto semplici ed efficaci che mi hanno aiutata molto. L'utilizzo di Audible. Audible è una piattaforma enorme di audiolibri. Esiste sia l'app sia il sito da computer. L'ho conosciuta e me ne sono innamorata. Avevo vista su Amazon come sponsor. Ho detto: perché no? Infatti c'è la possibilità di provare l'app per un mese in maniera totalmente gratuita. Ho fatto la prova e da lì veramente me ne sono innamorata. Oltre ad esserci audiolibri che ti insegnano l'inglese, ci sono migliaia e migliaia di altri audiolibri famosissimi. Tornando all'inglese, mi sono trovata da Dio con questo audiolibro. Ma ce ne sono davvero una marea che insegnano l'inglese in maniera semplicissima. Se mai volessi provarlo, ti lascio il link in descrizione per fare la prova gratuita. Una volta terminata, puoi tranquillamente disdire l'abbonamento senza pagare un centesimo. In caso contrario, l'abbonamento costa 9,99€ al mese. Io lo condivido col mio fidanzato, quindi volendo, se c'è qualcuno come te interessato, potreste fare a metà. Inoltre, la cosa super figa di quest'app è che ti bastano un paio di cuffie mentre magari vai a camminare, sei in macchina o stai sistemando casa. Puoi imparare l'inglese e ottimizzare il tuo tempo. Consiglio vivamente. Se invece non sei la persona da audiolibri ma ti piacciono più serie TV o film, beh, ancora grazie ad Amazon sono riuscita a utilizzare un metodo semplice ed efficace. Con Amazon Prime Video ho due piccioni con una fava, nel senso che ho provato Amazon Prime Video, anche questo gratis per un mese. Mettevo i film o quelli
quello che mi interessava in inglese con i sottotitoli in italiano, e alle volte invece facevo il contrario, in italiano con i sottotitoli in inglese. E devo dire che mi ha aiutato alla grande, funzionava, ho imparato un sacco di altri nuovi vocaboli. Ho deciso di usare Amazon Prime Video invece che Netflix per tre motivi principali. Alcune serie che mi interessavano, come ad esempio LOL, erano esclusive su Prime Video. Due, ho anche incluso Amazon Prime, ovvero la consegna gratuita il giorno dopo dei prodotti che compro. E questo per me è una salvezza, perché io tendo a fare sempre le cose all'ultimo, tra cui magari dei regali o cose del genere. I soldi. Infatti con Amazon Prime risparmio molti più soldi rispetto che a Netflix, che è un servizio che mi dà soltanto le serie TV, eccetera. Però pagherei solo l'abbonamento a Netflix, mentre con Amazon Prime pago 50 euro all'anno, che sarebbero circa 4 euro al mese, quindi veramente una cavolata se poi lo divido col mio fidanzato. Quindi sì, anche qui puoi condividere l'account con qualcuno e beneficiare del servizio, ancora risparmiando ulteriori soldi. Anche qui ti lascio il link in descrizione per Amazon Prime Video e Amazon Prime, che sono insieme, ed è totalmente gratuito per un mese. Ah, quasi dimenticavo, se sei uno studente hai un ulteriore sconto del 50% qualora volessi fare l'abbonamento, quindi pagheresti entrambi i servizi per 25 euro in un anno, circa 2 euro al mese. Però qui c'è un link a parte e lo troverai sempre in descrizione con la scritta link per studenti. L'ultimo è un metodo più impegnativo, ma ne vale davvero la pena perché è super economico. Questo te lo consiglio però dopo aver imparato un minimo l'inglese, perché ti servirà come allenamento e preparazione. Bazzicando su Groupon qualche settimana fa, ero in cerca di un corso di inglese con gli insegnanti veri e propri con cui fare le lezioni per mettermi alla prova e realmente vedere se il mio livello di inglese con il tempo era migliorato. Ho trovato questa offerta che mi consentiva di acquistare 10 lezioni di inglese private da 45 minuti l'una al prezzo di 50 euro. E se dovessimo fare un calcolo basilare, 50 diviso 10 lezioni sarebbe 5 euro a lezione, e al giorno d'oggi è un miracolo trovare in giro questi prezzi. Ok Liliana, ma come ti stai trovando? Sicuramente magari te lo stai chiedendo. Io mi sto trovando molto bene, gli insegnanti sono madrelingua di inglese e questa cosa all'inizio mi ha turbato. Ma se durante una video lezione non riesco a capire qualche termine che mi dice, me lo scrive, io lo cerco sul traduttore ed è super easy così, me la cavo benissimo. Inoltre gli insegnanti lo sanno che tu stai imparando l'inglese, per cui scandiscono bene le parole e parlano in maniera lenta in modo tale di non avere problemi. Inoltre questa piattaforma, oltre ad avere le lezioni, ti permette di fare esercizi, ci sono anche delle, diciamo, delle lezioni scritte che te puoi andare a leggere, puoi fare i compiti, chiamiamoli così, puoi guardare video in inglese, ma ci sono proprio una vastità di cose da poter fare per imparare e ottimizzare meglio il tuo inglese. Ovviamente anche di questo ti lascio il link in descrizione. Il prezzo può variare a seconda del periodo, solitamente si sta sulla cifra di 50 euro. E inoltre Groupon ti lascia dei buoni sconto da poter utilizzare nel momento in cui stai facendo un acquisto. Per cui io l'ho usato, e infatti ho pagato così perché mi pare che costasse 60 euro. L'ho usato, ho avuto lo sconto di 10 euro e lo sto utilizzando e mi trovo da Dio. Bene ragazzi, questi sono solo alcuni dei metodi che potresti utilizzare per poter imparare o migliorare il vostro inglese. Ma se ti va di condividere dei metodi che per te sono serviti a imparare l'inglese, beh, ti chiedo di lasciarlo nei commenti e magari potrei anche fare un secondo video su dei metodi che voi avete consigliato per imparare l'inglese. Io sono Liliana, parlo di finanza personale, di come risparmiare soldi, di cripto e molte altre cose interessanti, quindi iscriviti se ancora non lo hai fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!